Rieccoci qua, ci sono alcuni posticini che a me piacciono. Qua c'è una panchina per esempio, che è sempre bella, e poi c'è la ferrovia che mi ispira un sacco di cose. E poi c'è il solito torrente, il Fersina. Allora, come mai sono qui e non nella palude? Vi spiego tutto adesso. L'idea di fare il metal tech sulla palude era molto bella, proprio per il fatto di poterci camminare sopra, perché si era essiccata e questo è il primo anno in cui è completamente secca. Quindi sei stato il primo dopo secoli a poter camminare in quel luogo e trovare quindi cose molto antiche. Purtroppo però stanotte ha piovuto. E non solo stanotte, da quando ormai quasi un mese fa ho avuto quel progetto, ha ricominciato a piovere. Prima per 2 o 3 mesi non pioveva, no? Una cosa da matti. Poi dopo, oltre a tutti i miei fallimenti che ho spiegato in quel video davanti, Madonna che bestia, il cielo nero del demonio. Oltre a tutti i fallimenti, insomma, che c'è sempre qualche problema, c'è anche il fatto che poi è cominciato a piovere. Cioè, alternativamente, ogni tot, boh, pioveva, il che è molto brutto, francamente. Per cui adesso non sono andato lì perché trovo sicuramente come minimo il fango di quelli in cui si sprofonda. Non ho però completamente rinunciato, ovviamente, ma dovrò aspettare che per 2 o 3 settimane non piova. Quando per 2 o 3 settimane non piove, e si suppone adesso andiamo verso il tempo caldo, ci sarà stato un gran caldo, varrà la pena provare. A quel punto probabilmente la troverò secca e riuscirò a camminarci sopra e fare i metal detecting dove voglio io. Oggi cosa facciamo? Beh, diciamo che oggi non pensavo neanche di fare un video, dovevo solo fare una prova di un aggeggino che ho comprato e volevo fare una prova all'aperto, ma poi ho pensato, perché non fare anche un video? Che mi siete mancati molto, eccetera, anche se siete stati molto bravi a mandare molti messaggi. Ringrazio anche Beda Zeni, che era di molto preoccupato per la mia salute, perché insomma in effetti non mi facevo più vivo. Questo oggetto misterioso, vi dico subito che così come lo vedete adesso, è meno bello di com'era quando era nuovo, perché ho dovuto fare delle mie modifiche. Vi faccio vedere com'era da nuovo. In pratica era tutto bello liscio, un medaglione. Tra l'altro, una cosa che non si può capire solo guardandolo è pesantissimo. Cioè, di solito questi aggeggini plasticosi sono leggerissimi, no? Questo, quando ho tirato fuori la scatolina, ho pensato mai che è fatto di piombo. In realtà è questo qui, non è plastica, ma è metallo, forse alluminio, anodizzato. E questi sono cristalli uguali a quelli su tutti e 2 i lati dello smartphone, durissimi, proprio cristallo. E per questo ho messo questa cosa di gomma intorno, che è una guarnizione morbida. Perché ogni volta che l'appoggiavo sul tavolo sentivo un clac, cioè proprio come spaccare il vetro, no? Mi dava fastidio, avevo paura di romperlo prima o poi, perché io non sono abituato a essere molto sensibile e delicato nel muovermi. Non sono molto delicato. Per cui ho aggiunto questa cosa in modo che quando l'appoggio adesso non si spacca più il vetro. C'è anche un altro motivo. Questo qui, vedete, ci ho aggiunto questo perché loro te ne danno uno di questi piccoli laccetti, troppo piccoli. Ne ho aggiunto invece uno grande, preso da un altro aggeggio, che è anche regolabile, vedete, si infila la testa così. Poi dopo che l'hai messo, puoi fare così per fare in modo che questo si sposti più in alto e sia più vicino alla bocca, diciamo. Questo qua l'ho aggiunto io invece perché prima era fatto male, tu facevi così e tiravi e si sfilava, ogni volta devi rimetterlo. Con questa cosa non si può più sfilare. Questo qui serve per evitare che quando è appoggiato al torace, diciamo, dondoli e scivola, il piccolo scivolamento a trito si sente poi perché è molto sensibile. Sono proprio queste superfici di cristallo, stranamente, quelle sensibili. In questo modo invece, essendo una gomma morbida, io penso che rimanga un po' attaccato e ci saranno meno oscillamenti, insomma, meno sfregolii. Ma perché comprare un nuovo microfono, visto che già ce n'è uno? Perché quello che io ho sempre usato mi ha anche dato un sacco di problemi, diciamo la verità. Adesso ve lo faccio vedere se ci riesco, lo vedete? Vabbè, questo è un guscio. Dentro qui ci sta il registratore Sony, che è di ottima qualità, non dico, costava circa 100 euro. Si sente molto bene tutto. Qua c'è il cavo del microfono che poi va dentro nelle mie interiora e ovviamente lo attacco sul bavero. Qua però c'è più gente del previsto, oggi è il 1º maggio. Festa del lavoro e non si lavora, quindi anche perché è domenica, in effetti. Qual è il problema con questo microfono che ho sempre avuto? Che questa parte qui a volte mi si incastra e strattone, si spacca il cavo. Questo cavo qui, nel muoverlo, toglierlo, metterlo, alla lunga immancabilmente si rompe. Ogni 2 o 3 mesi si spacca il cavo del microfono. Risultato, io quel giorno parlo, parlo, parlo e poi a casa scopro che non è stato registrato niente.
È già successo varie volte e mi ha dato molto fastidio. Per cui ho pensato, questo qui non ha un cavo del microfono, è così piccolo che non ho bisogno di attaccarlo qui alla cintola. Me lo metto sulla testa, cioè me lo infilo al collo, ce l'ho lì sotto, non ci sono parti in movimento che si possono rompere. Poi ha delle belle caratteristiche, puoi decidere le impostazioni della qualità di registrazione, sensibilità. C'è anche il audio detecting, diciamo, rilevazione della voce. Se si vuole usarlo come microspia, lo puoi lasciare lì e se non c'è voce non registra, quando ci sono suoni registra. Non ho ancora fatto quella prova, ma c'è anche quella possibilità. Volevo provarlo all'aperto, no? Perché mi fa molta paura il vento, perché temo che su questa ampia superficie, che quando lo ho al collo sarà così, invece di puntare verso la bocca, che sarebbe sopra, che sarebbe meglio. Per cui volevo provarlo, insomma, dato che ci sono faccio anche un video con voi. Adesso lo provo, in realtà lascio anche l'altro microfono per ora, perché ho paura che non funzioni, quindi si fa così, tac, si guarda un LED che dovrebbe esserci, i lampeggi blu dicono quanto è carica la batteria, ognuno è 25%, 1, 2, 3, 4, 100%, perché l'ho caricata prima. La batteria dura circa 20 ore, che non è poco, anche se è molto meno del registratore Sony, che arriva a quasi 3 giorni. Ecco, adesso l'ho messo qui, però è troppo lontano dalla mia bocca, quindi adesso lo tiro su. Aspetta che sincronizzo, 3, 2, 1. Va bene. E adesso vediamo cosa succede. Solo che adesso è all'aria, per cui temo che il vento lo disturberà molto. Facciamo prove diverse. Una prova è qualcosa fuori. Un'altra la faccio tenendola sotto la camicia, però a quel punto devo togliere l'altro microfono, e poi lo facciamo con la bici e poi lo facciamo anche a piedi, perché adesso andiamo a fare una specie di operazione nostalgia andando al drone porto. Vi ricordate il vecchio drone porto? È dove ho fatto il mio primo video in assoluto di questo canale, ecco, sotto quel grande ponte dove provavo i miei primi droni super sfigati, compresi i nano droni, che io chiamavo Bagarosco, mi ricordo. Purtroppo poi non ci sono più potuto andare perché si era insediata una baraccopoli di barboni. Ora, se c'è ancora la baraccopoli, ovviamente non lo vado a esplorare perché diventano un po' manisti questi qua quando gli vai, arrivi a casa loro senza telefonare prima. D'altronde non c'è un telefono, per cui è un po' problematica la cosa avvisarli. Comunque, nel caso non ci fossero, andiamo a guardare un po', un tuffo nei ricordi. Tanto so anche che ci hanno fatto lavori, anche se non ho ben capito cosa. Questi lavori che fanno sono molto interessanti perché praticamente spostano la terra da una parte all'altra e hanno detto poi ho fatto il lavoro, ok, ma a che serve questa roba? Deve spostarsi la terra. Ma vediamo un po' come ci si arriva perché non vorrei farmi confusione. No, vabbè, senti, c'è sempre dritti, vabbè. Quanto tempo, eh? Comunque in effetti sì, ho notato che è una cosa anche tipo psicologico, che piuttosto che stare ad aspettare i super video, che dicevo, i super video con robe specialissime, come mettere le tecniche della palude misteriosa. È meglio in questo periodo di fiacca accontentarsi di robe meno speciali, ma più facili, diciamo, perché lì rischiavo di sprofondare nel fango, visto che ha piovuto. E quello mi faceva ulteriormente passare un po' la voglia di farlo. Quindi dai, finché sono così fiacco, anche se comunque sto tornando un po' in forma fisicamente, devo dire. Sto incominciando a diminuire un po' di peso, meno dolci, più proteine, ho mangiato persino robe sane, questo lo dico con un po' di vergogna, ho mangiato patate, adesso volevo provare anche a mangiare i turchè con la succa, oppure non lo so, con gli spinaci, so rischi, ma posso provare, vorrei anche provare a farlo, dai, perché ho visto che quando mangio cose un po' verdurose, il mio corpo dice una roba tipo, oh, finalmente, cioè proprio una roba di sollievo, sai, quindi io, oh, finalmente, dopo anni che mangi merda, finalmente ha mangiato qualcosa di naturale. Questo me l'ha detto il mio corpo quando ho mangiato le patate lesse. Ho mangiato le patate lesse e come contorno ci ho messo gli sgombri. E soprattutto quando mangiavo le patate il mio corpo diceva che meraviglia. Per cui intanto mangiavo le patate e poi altre robe di così naturali. Solo per stare un po' meglio però. Però anche se sto riprendendo un po' di tono muscolare, diciamo, e di salute, nella mente sono ancora un po' fiacchetto perché ho ancora quel terribile dubbio che mi perseguita,
che questo sia il luogo più noioso del mondo, cioè bello come a livello turistico, ma dove non succede mai niente. Io mi interesso di misteri, di crimini, di satanismo, faccio più un caso, tutti santi, tutti bravi, tutti, cioè c'è quasi nessuno. Devo ammettere che a volte si incontra qualcuno in bici sulla ciclabile. C'era quella ragazza che avete visto vestita in modo molto estivo e mi ha ricordato che io sono uno scemo ad andare ancora in giro con l'impermeabile del Cristo Colombo. Il solo fatto che mi piace agli investigatori non è un buon motivo per andare anche in agosto con questo impermeabile assurdo. Per cui se mi sa che la prossima volta vengo fuori vestito in modo molto più leggero, che è pure meglio, se non assurdo come un uccello. Uccello, pinguino microscopico. Ah, adesso ho tenuto il microfono completamente all'aria per questo tragitto. Vi faccio sentire un po' come si sente così, col microfono nuovo, mentre sono all'aria. Immagino che si sentirà il vento, non fosse altro relativo, ma c'è anche un vento reale. Adesso proviamo a metterlo sotto il vestito invece, che fa un po' da capito, da filtro antivento. Oh, posso accostare o arrivano pedoni che corrono come pazzi. Il problema è che qui purtroppo c'è anche l'altro microfono, vanno a sbattere uno contro l'altro. Non va tanto bene questo, mannaggia. Vabbè, per adesso sono lì vicini. Spero che non si tocchino troppo, sennò sentirete robe strane. Dunque, tra poco farò un esperimento terrificante, che è quello di togliere il registratore ufficiale, quello più affidabile, perché è nello stesso punto di quello medaglione e si toccano, mi sa tanto. A quel punto il rischio qual è? Il rischio è che se quello medaglione che è nuovo ha qualche problema, questo video si deve bocciare per l'ennesima volta, cioè perché ovviamente voi non sentirete più niente. Ma comunque insomma io l'ho provato a casa, no? Quello medaglione. Il volume mi sembra sensibilmente più basso di quello Sony, ma poi dopo lo posso amplificare in post-produzione, insomma, prima di produzione, durante l'edit in video. Un po' dovrebbe funzionare, dai, e poi alla peggio, c'ho anche gli occhiali, no? Anche gli occhiali hanno un registratore in audio, anche se è fiacchissimo proprio, e molto disturbato dal vento, perché ovviamente le stanghette sono visibili, cioè esposte al vento. Mentre col medaglione c'è di bello che posso infilarlo sotto la camicia, la t-shirt, quello che è, e ho visto che con l'altro registratore aiuta molto questo strato di tessuto sopra. Andiamo a vedere se ci sono nuovi graffiti. Aspetta, però questo è un bel posto per entrare. Ne dubito, perché qua passano anni prima che ne facciano uno di nuovo. Ma visto che non c'è molto da fare, adesso non tutte, guardiamo un po' i graffiti e diciamo anche più graffiti. Qua stanno a fare le prove, vengono qui quelli che hanno appena fatto la patente per esercitarsi a curvare con la macchina. Poi è un terreno un po' sconnesso, terra rossa per giocare a tennis, però ci davano le mattonate questi, guardate quanti mattoni. Questi qua sono un po' sciocchi e francamente mi sembra di averli già visti. Sono vecchi, molto vecchi. Vediamo un po', qua parcheggi liberi, vedete, è il solito scempio di questa città. Tutto il resto d'Italia, problemi, noi tutto perfetto. Non sappiamo più dove cercare macchine per riempire i parcheggi, c'era un scandalo. Alla faccia di quelli che devono parcheggiare in quadrupla fila. Ah, qua hanno fatto anche un disegno bello proprio, cioè col carboncino come. Mi piace. Abbiamo 100 anni ma ce ne sentiamo 200. Qualcuno ha aggiunto uno zero lì. Anche questi non sono nuovi purtroppo. Questo qui è qui da parecchio, come si può notare. È un po' provato da questa lunga attesa nell'angolo. Sì. No, vabbè, adesso sentite, faccio la prova, molto pericolosa ovviamente, di togliere completamente il registratore nuovo, vecchio, quello affidabile, per lasciare lo spazio a quello nuovo se non sbattono uno contro l'altro, secondo me. Mi vorrei fermare un attimo dove mi posso sedere, mi posso sedere sulla parte, non lo so, adesso vediamo, aspetta. Comunque è anche bello andare in giro, no? In questo periodo, che per non so, 2 settimane a sto punto, anzi di più, perché l'ultimo video l'ho fatto in casa, non ero mica fuori di casa, ero in casa, sono diventato uno zombo, cioè ho la faccia di uno zombo, occhiaie spaventose, pallido come uno zombo, e questo è perché bisogna uscire, bisogna prendere aria. Per cui video belli o brutti, io ogni tanto voglio uscire. Adesso tolgo il microfono, diciamo
affidabile e lasciamo fare tutto a quello nuovo. Probabilmente il volume sarà un po' basso, ma spero che a parte quello si senta qualcosina. Adesso fra l'altro è in una posizione in cui è coperto dalla camicia, che è una camicia polo verde, verde sporco, vabbè come, e qualcosa fa per bloccare il vento. E comunque tra poco scenderò dalla bici perché lo esploriamo a piedi ovviamente. Aspetta che l'ho messo via, il registratore, se non qua, vabbè adesso lo spengo perché la prima parte almeno ci sarà. Vedete sto cavo, l'ho sostituito non so quante volte, anche se devo dire che questo piatto che ho trovato funziona meglio degli altri, cioè ho durato di più, ma dopo un po' si rompe, inutile, continua a piegarli. Con il medaglione in teoria non dovrebbe succedere, in teoria. Mettiamo dentro tutto. Mi sono portato dietro poche robe, tra cui anche lo sgabellino. Se andiamo in un punto dell'Adige dove non ci sono sedie, che è probabile, mi tiro fuori lo sgabellino. Adesso vediamo come si sente solo col microfono a medaglione, che io spero che un po' si sente, insomma, dai, perché sarebbe davvero comodo, piccolo, facile da portare dietro, non si incastra da nessuna parte, una volta al collo non è possibile che si impigli, e poi costa 40 euro, cioè non è proprio economicissimo. Vediamo, adesso guardiamo il Droneporto. Il Droneporto è un luogo mitico, c'ero stato anche con la neve, avevo perso il mio primo elfo lì, che poi era volato via, l'ho ricercato con un sacco di tecniche di ricerca sofisticatissime, che non hanno portato a nulla ovviamente, ma era bello anche provare, no? Una roba filosofica della vita che ho scoperto nella mia lunghissima vita è che non importa il risultato, è bello provare a raggiungere il risultato, è divertente, ti impegni, fai qualcosa, no? C'è un obiettivo. E poi sarà anche bello, magari ogni tanto riuscire a fare qualcosa, però non bisogna essere ingordi. Adesso qui c'è un campanellino ridicolo. Ah, tra l'altro c'ho anche gli occhiali, che erano quelli che si erano rotti completamente e ho dovuto quasi ricostruire da zero. Che posta pazzesca! Qua c'è la roba per pulire le acque della fogna. Mamma mia, si sente tutto questo odore. E poi dopo ce la fanno di nuovo bere di nuovo quest'acqua dopo averla pulita. A volte è meglio non sapere com'è la cucina di un ristorante. Mangi solo quello che ti portano in tavola e non vedi gli orrori della cucina. Va bene, allora, sarebbe in pratica già, saremmo arrivati, perché è sotto questo ponte, se non ricordo male. Però vi dico subito che se c'è la baracca dei barboni, no, non c'ho voglia di fare lì robe. Ah, ma qua hanno barricato tutto. Ah, l'hanno chiuso anche in modo più... Prima non era poi così bloccato, no? C'erano molti più spazi per passare, però comunque si può guardare. Fammi vedere. La baracca. Certo che se quella baracca lì voi non potete neanche vederla. Ah no, quella lì è più grande. È che non capisco neanche se veramente a destra di quel grande pilone. Oddio, non vorrei sbagliarmi. E che cazzo. Fammi vedere un po'. Anche qui hanno allungato il palo, cioè vado terrorizzati che vengano, che venga qualcuno in un posto assolutamente inutile come questo. Ah, sì, però a sto punto non mi porto neanche dietro la bici, che senso ha? La bici la lascio qua, però potrei anche legarla, la leggo quel coso lì. C'è un problema, devo dire, che nonostante la genialata di mettere i guanti di gomma, sento che oscilla il medaglione e non vorrei che a ogni oscillata si sentisse un rumore di disturbo. Certo che è stato stupido in effetti portarmi dietro il maglione, cioè il maglione, la giacca a vento, quella che è, dai, insomma, sto schifo, come si chiama, permeabile, boh, spolverino. Eh sì, perché adesso ho un caldo da parte e soprattutto sembro un matto, perché praticamente tutti giustamente sono in manico forte. Adesso faccio una bella cosa, visto che c'ho spazio nello zaino, me lo tolgo e lo metto nello zaino e poi iniziamo un'esplorazione bellissima. Ecco qua,
Qua sono sicuro che ci sta. Fammi vedere. Ci sta tutto questo zaino, basta sfondarlo un po', poi è mezzo vuoto. Oh, che bello, l'aria fresca sulle braccia, che bello. Mi perdevo i grandi piaceri della vita io, stando rinchiuso in casa. Va bene. Se poi non dovesse funzionare mai niente, vorrebbe dire che anche questo video viene abolito. E allora vi racconterò solo così, come un racconto, che c'era questa roba qua, che mi è arrivato il medaglione. Ma comunque no, al limite, alla peggio, l'audio degli occhiali dovrebbe sempre esserci. E qualcosina fa, dai. Oh, che bello stare in mezzo alla natura. Oh, oddio, magari qua c'è che puliscono le fogne, per cui gli odori non sono proprio i migliori sul mercato, però anche quelli naturali, insomma, in certo senso, ciclo biologico, insomma, perfetto. Fammi vedere, qua c'è messo, cioè non ce l'hanno messo queste, c'erano della natura, ma volevo vedere sotto i ponti, perché se no andiamo da questa lì, andiamo a destra, tanto la faccio una passeggiatina, tanto c'ho il... qua si vede qualcosa, si vede niente. No, bisogna anche vedere che funzionano anche gli occhiali, perché qua tutto quello che sto usando o era rotto e l'ho aggiustato all'ultimo, oppure è nuovo e tutte le cose nuove hanno un certo valore, una poca affidabilità, diciamo. Fammi vedere qua com'è. Cioè, io vedo qualcosa. Hanno costruito un ranch. Cioè, hanno fatto una cosa in grande stile. Prima c'era la baracca, adesso si è fatto anche il giardino. Si è fatto il giardino. La prossima volta che veniamo ci troviamo anche la piscina olimpionica. Va bene, questi barboni si trattano troppo bene. Lo lascio lì tranquillo nella sua proprietà, perché a questo punto è chiaro che quello è il suo ponte proprio. Lui è il proprietario del ponte. Vediamo un po' qui. Allora, sì, insomma, fisicamente sono un po' meglio, però mi accorgo adesso che mi viene scivolare un po' troppo in fretta, perché lì è questione di allenamento. Fare pesi sviluppa i muscoli, che è una cosa bella, però non ti dà fondo, cioè resistenza allo sforzo prolungato e lieve. Lì bisogna proprio fare le maratone, insomma. E io quelle non le ho fatte per parecchio tempo. Per cui sono poco buoni odori. Ah, mi dispiace tantissimo che voi non possiate sentire questi odori. Ecco, adesso faccio un altro esperimento, di tenerlo fuori dalla camicia, perché il vento non c'è più. E forse sballonzerò un po' meno, oddio, mi sa che non funziona. Ah, dai, continuerò a fare esperimenti, perché devo scoprire il modo migliore di usarlo e poi in futuro userò solo il modo migliore. Qua graffiti niente, ovviamente. Purtroppo, qua mi sa che la mia tecnica delle guarnizioni non ha funzionato, continua ad ondolare. E se lo alzassi di più in modo che non può proprio toccare, fammi vedere. Sì, però, oddio, mi blocca le arterie del collo, le giugulari. Magari si sente meglio, però intanto muoio. Non sono sicuro che sto medaglione è una buona idea, ma valeva la pena provare. Sentite come pigola l'uccellino, è troppo secco, mi sento mancare. Così, dai. Oh, che meraviglia l'aria della primavera, primo maggio, cioè primavera, ormai si avvicina l'estate. Qui l'aria buona proprio, c'è anche l'aria buona della ripulitura della pupù. Però devo dire che qua non sento tanto odore, si vede che divento la riabilitazione e quindi quando vado sulla ciclabile vengo asfissiato. È bello il suo posto, al su è l'ombra, è abbastanza bello. Andiamo giù per qua. Meraviglia, che posti meravigliosissimi. Oh, che bello. Qua mi metto il mio quadrighino e si parla un po'. Ovviamente trattasi di vita insignificante, ma in sto periodo non riesco a fare meglio, come avrete capito. Tra poco lo rimetto sotto la camicia, perché vedo che adesso piegandomi mi arriva diritto in bocca il medaglione. E non è una cosa buona se mi arriva in bocca, perché non so ancora se è impermeabile, se è waterproof o saliva proof. È un bel posto, dai. Poi è vero che è un po' banale per me, perché
tutta la vita che sto sul lungaggine, però non importa, bene lo stesso. Bisogna accontentarsi anche delle robe a cui sei abituato. Vi ricordo quella volta, che non mi dimenticherò mai, che ero andato in Croazia, e sono rimasto lì 10 giorni, mica poco. All'inizio ero pieno di aspettative, no? Perché pensavo, finalmente un posto diverso. Poi ho scoperto che Zagabria, Zagreb, è una delle poche città al mondo più noiosa di Trento. Non c'è niente, un cazzo, anche perché devo dire che mi hanno messo in un quartiere fantasma in costruzione. C'erano ancora gli escavatori vicini, mi hanno messo in una casa che era metà costruita e metà no. Volevo saltare i calcinacci per entrare. E quindi un po' mortorio. Aspetta che lo metto sulla camicia, perché qua il vento lo sento. Così vediamo anche la differenza tra sopra e sotto la camicia. Oh, che meraviglia. Gli occhiali continuano a funzionare? Sì. Vediamo un po', tutto quanto è un po' lì per latte e per secche. Sapete, quando una donna è incinta qui da noi si dice lei è lì per qualche verso, che è una roba un po' comica, no? Che vuol dire che è incinta. Interessante anche in spagnolo che loro dicono imbarazzada. Mia sposa sta imbarazzada. E tu senti questo e pensi che sia un po' infastidita da qualche motivo di imbarazzo. E allora stai lì a chiedere perché è successo. Ma niente, ero strarrapato, ho dovuto dargli una botta e ho dimenticato la protezione, sai come capita. E tu sei lì che ti chiedi, ma che cosa ho chiesto? Cioè, imbarazzata vuol dire incinta, in spagnolo. Ma è l'unica cosa che so in spagnolo, eh. Non è che io voglio fare quello che è quello grotto. Ah, mamma mia che meraviglia. Non è solo l'aria che è bella, anche perché io non ho quello schifetto del tenente Colombo lì. E stava a sudare. Le verde, noi dobbiamo vivere nelle verde, vicino all'acqua, agli alberi, al cielo, non possiamo stare chiusi nelle case. Io predico bene, ma razzo male, sono in una casa di mesi. Ma proprio per questo adesso mi rendo conto di quanto è importante stare un po' in mezzo alle verde. Però fare solo questo a voi non piace, perché voi non sentite l'aria fresca e gli odori meravigliosi di queste verde. Saranno sì, che c'è solo un modo per scoprirlo. Porca troia! Non lo so, però è meglio non sfregolare troppo, perché hanno un aspetto un po' curioso queste. Di che si parla? Perché sento gli strani suoni alle mie spalle? Si parla di questo fatto qua. Non voglio che mi prendano le spalle. I miei corsi di strategia tattica servono a qualcosa. Mai concedere le spalle al nemico. Ecco, così se arriva il nemico non sa chi è, c'è nessuna capacità. Non mi prende le spalle, ma de lato è meglio, perché un po' lo vedo con la vista periferica. Progetti per il futuro. Praticamente quella cosa di esplorare la palude col metodo tecnico è un po' sospesa, perché ha piovuto troppo, cioè in questi ultimi 2 mesi ha piovuto varie volte. E a sto punto non ci credo, perché lì c'è una cosa che fa imbuto, non c'è quello che fa l'imbuto. Cioè è chiaro che uno dice qua non vedo le fosse, ok, perché qua non era prevista la fossa. Ma lì, che è sotto le montagne, in un certo avvallamento, come piove tutta l'acqua delle montagne cola giù e crea, per quello c'erano gli stagni, no? Difatti quella è chiamata la zona dei laghetti, se non ricordo male. Si formano i laghetti. Ovviamente quando prima per 3 mesi non pioveva si era tutto seccato, ma adesso mi sa che c'è di nuovo l'acqua e il fango. Quindi aspettiamo che torni la siccità, che penso proprio che tornerà in effetti, e dopo faremo anche quello. Prima che facciamo? Le dronerie si possono sempre fare. Però mi piace fare esperimenti, modifiche o andare in un posto super figo invece di andare a fare solo un test ovvio nel solito posto dove faccio i test. Trovare altri posti, posti nuovi. Per i posti nuovi bisogna salire, perché quelli nella valle li ho fatti praticamente tutti. Posti un po' in alto, dovrò trovarne qualcuno. Sentite, facciamo un attimo di pausa, che penso a cosa dirvi, perché tra poco non so più cosa dirvi, e a tra poco. Non mi è venuto in mente niente da dirvi, se non che ci sono le rondini, ma tante, e sono pazze di gioia. Chissà, forse anche loro hanno fatto il lockdown, cioè io sarei qui per sempre solo perché è bello fresco e mi sento subito meglio a contatto con la natura. Ci vorrebbe anche qualche bambi, qualche cerbiatto, ma in fondo non ho tanta fame. Cioè no, per la bellezza, capito, la tenerezza che esprimono questi animali così dolci.
cioè non so se le vedete perché purtroppo non si vede bene, ma sono davvero tante. E fra l'altro c'è un clima meraviglioso. Ma sì, dai, che un po' le vedete anche voi. Sono molto carine. Mi ricordo quella volta che ho trovato, ero un ragazzino proprio, una rondine ferita per terra, e io assieme a mio fratello maggiore l'abbiamo aiutata come, e visto che lei voleva muovere le ali, erano tutte un po' scassate, l'abbiamo messa dentro un calzino, no? Un calzino tipo quella ginnastica, che fa tutto un buco da una parte, l'abbiamo infilata, così era costretta a tenere le zampette, cioè le zampette, le ali ferme, e poi andavamo in giro a caccia di vermiciattoli per darle da mangiare. Insomma, incredibile, ma alla fine è guarita e ce l'ha messo un sacco, devo dire. Era un pochino intorpidita quando gli ha tolto il calzino, perché dai, tiene il calzino soltanto... Wow, un gabbiano, ha fatto anche una cagatina non interrompe. Oh, l'hai già fatto, pochi scherzi. No, perché l'ho vista proprio, vabbè. Vi dicevo, una roba poetica, papà. No, non era cagatina. Ah sì, che poi alla fine è guarita, tanto che gli abbiamo tenuto sto calzetto di mesi, cioè bastano due giorni, che puzzano, immagino dopo due mesi. E lì all'inizio sembrava che non riuscisse più a volare, no? Difatti per un po' l'abbiamo tenuta senza calzino in casa, si era abituata a come che gli portavamo noi vermiciattoli. Poi però insomma, essendo libera in casa, un giorno l'abbiamo vista lì sul fagiolo e ha provato a volare. Ed è riuscita a volare. Si è salvata. L'abbiamo salvata noi. È una gran soddisfazione, sa, beh, sembrava impossibile, che mi fratello diceva sì, vabbè, ma se ha le ali rotte non è che basta tenerla lì che guarisce da sola. La natura prevede che si saldino le ossa, poi non so come funziona con gli uccelli, ma d'altro non mi si è mai rotto l'uccello. Per cui insomma, storie edificanti, voi capite, perché in mezzo alla natura mi sento come San Francesco d'Assisi. Mi sento un po' come San Francesco. Però non mi ricordo più cosa dire. Vabbè, è bellissimo questo posto, meravigliosissimo. Però è anche l'una e 7 minuti, tra poco devo andare a casa e da mangiare. Per cui niente, adesso torniamo un po', passiamo per il centro sportivo, come si chiama, guardiamo se c'è per assurdo qualche nuovo graffito in una zona che non abbiamo guardato all'andata, e poi niente, vi saluto. Questo è soltanto un modo per tornare un po' a parlarvi, no? Per farvi vedere che sono ancora vivo, che so ancora camminare e tutto, e poi volevo provare questo microfono perché se dovesse funzionare bene potrebbe essere una bella soluzione, invece di portarmi sempre lì tutti sti trappoli, che di fatti sì, ah no, adesso me la sono tolto, staccamo, che subito mi sono agitato e ho detto me la sono persa, invece no, l'avevo tolto io deliberatamente. Ok, allora sentite, un attimo di pausa che metto via le robe e ci rimettiamo in viaggio. Andiamo al centro sportivo un attimo, a tra poco. Eccoci qua, non mi hanno fregato la bici. Lo sento che si muove, il medaglione si muove. E questo forse è un difetto, ma forse non importa, vedremo. Un altro trucchetto che potrei fare, perché sapete che conosco un sacco di trucchi, è di aggiungere un ceppino alla zona del medaglione e bloccarlo sulla camicia, come una mollettina, così più di tanto non si muove. Ma vedremo. Comunque c'è un bestiolino amico, un'ampia amica, che mi rompe un po' le palle, però. Va bene. Oh, sì, vabbè, sarà un video breve, ovviamente. È un video di saluti e di test. Un piccolo test. Comunque è un'aria meravigliosa oggi. Meravigliosa. Un bel fresco. Tutti gli odori della primavera. È un po'. Ecco, questo è venuto qui a vedere lo spettacolo. Non ci si crede di quanta cacca facciamo a Trento. Ed è un'attrazione turistica, mamma mia, basta la puzza per capire comunque. Troppa ponente bigo in sa, ma vabbè. Qua c'è molto vento relativo. Comunque c'è una certa quantità di gente, in effetti, per essere la città dei zombie. E visto che siamo anche un po' fuori mano, il bel tempo ha attirato tante persone. Ci sono normali ovunque.
Allora, vediamo un po'. Che casca giù qua. Fammi vedere. Vediamo un po' nel retrobottega, perché ho già guardato l'interno di questo grande parcheggio. Ma magari c'è questa stradina. Ma non credo proprio. Ah, per avere graffiti nuovi ci vogliono persone nuove. Ne abbiamo solo persone vecchie qua, cioè vecchie, mature, diciamo molto mature. Ma i giovani, quelle bande di giovani selvaggi che ci sono nelle grandi città, noi non ce l'abbiamo, e quindi chi è che fa i graffiti? Cioè, sapete chi è che ha fatto dei graffiti molto interessanti anni fa? Gli alpini. C'era stato il raduno degli alpini qua a Trento, no? Io avevo fatto anche un video, ma poi è venuto male, mi sembra che non l'ho neanche messo. Comunque, poi dopo, sono stati qui 2 giorni o 3, non mi ricordo più, se ne sono andati via, e poi sono venuto qua e ho visto graffiti che non avevo mai visto prima, cioè, li hanno fatti proprio loro, capito, quello è il discorso. E sono stati proprio loro, cioè non questo, questo qua no. Gli alpini sono persone un po' più, come dire, sanguigne. C'è anche questa idea che bestemmino, ma io non voglio neanche credere che sia vera. Comunque qua hanno fatto cose grosse, mi sembra che avessero usato il colore arancio. Ah, forse questo antifa, ho anche dati, questi non mi sembra di averli visti però, quasi che fossero nuovi. Questi qua arancio mi sembra, ecco vedete, il pesciolino qua, è un sacco di pesciolini, li hanno fatti loro. Questa qua invece no, quelli col nero. Allora, merda, no? Sì, sono tutti vecchi comunque, questi sono qua. Nana malefica, interessante. Ma non si sa chi lo dice, la nana malefica. Ah, vabbè, probabilmente ne hanno anche tolti, perché ce n'era uno che era un po' scandaloso in effetti. E cosa c'è? Ah, ma qua c'è un sacco di gente. Ce n'è raduno. Ah, comunque l'aria è bellissima. Non importa che non ci siano graffiti nuovi. Almeno c'è una bell'aria. In effetti mi chiedevo, no? Si potrà con tutte queste robe che adesso hanno tolto le regole anti-Covid dappertutto, cioè quello dappertutto, portare la bici in treno, perché a me sarebbe comodo andare magari a Rovereto, che è un posto che mi sembra fantastico. Però no, tutto in bici, che arrivo lì che sono spompatissimo. Vado in treno, ci si mette 10 minuti e poi mi porto dietro la bici, oddio. E poi giro con calma con la bici, no? In teoria si dovrebbe potere, però sono molto esperto, cioè bisogna piegarla e farla piccolissima, c'è un vagone specifico per le bici, bisogna far pagare il biglietto anche alle bici, non lo so, ditemi voi, che magari voi lo sapete, perché quella sarebbe l'unica soluzione, esplorare altre cittadine, perché qua proprio è inutile, ormai conosco tutto. Qua adesso c'è molta aria, per cui c'è la possibilità che il vento disturbi molto, anche se comunque c'è il medaglione sotto la camicia, ma come queste tante macchine? Ho visto anche un sacco di gente lì. Ok che è il 1° maggio, ma c'è un qualche tipo di manifestazione che stanno facendo il 1° maggio qui al centro sportivo, può darsi. Vediamo un po'. Girato l'angolo potremo vedere meglio i campi da gioco e capire molto. Qua non c'è quasi nessuno che gioca, pochissima gente. Vabbè, mi sa che tra poco vi saluto. Era un video interlocutorio improvvisato così. No, qua non c'è nessuno. Oh, mamma mia. Vabbè, sì, dai. Adesso vi saluto e poi vediamo e sentiamo, anche se si sente. Magari a voi non interessa molto. Ah, lì ci sono persone, il campo di cricket, quello è cricket, guardate che sia cricket, ci vengono gli indiani e i pakistani a giocare a cricket, per loro è uno sport, cioè molto popolare in questi paesi. Guardate, pure i manifesti pubblicitari li fanno bianchi, perché non vogliono creare troppe emozioni alla gente. Va bene, il clima è bello, la città è sempre noiosissima, ma non importa,
mi rassegno e via come nuova. Adesso mi fermo e vi saluto. Tra poco mi fermo. Sto andando avanti di inerzia. C'è il fatto che, vabbè, non importa che mi possa sedere, perché metto la roba nello zaino e sono più comodo se mi posso sedere un attimo, ma qua mi sa che, e se andassi giù di là, che è un posto un po' diverso dal solito, e magari troviamo qualche cosa bella, vediamo. E anche discesa, con altre cose, che c'è un sacco di vantaggi. È una stradina. Guardate che catapecchia, tutto sgarrupato. Non mi ricordo neanche più dove sbuca, sì, nel piazzale del Regina Poli, vabbè. Vado su per via De Gasperi e vado a casa, ce ne devo fare. L'ho lasciato qui uno di questi cosini, ce ne sono un sacco, tutti della città, vanno in giro sparati. Va bene, va bene, guarda le nuvole nere. Quelle lì, adesso non c'è niente, ma hanno piovuto stanotte, si sono messe a piovere sulla palude, sabotandomi, perché io ieri pomeriggio pensavo, dai, qualche giorno senza piovere è rimasto, provo, vado lì, se poi c'è troppo fango, vabbè. Poi tutta la notte a piovere, quello è stato un chiaro segnale, il segnale che mi dice non ci prova neanche. Ma poi ritornerà la siccità. E non è che me lo auguri, perché è una brutta faccenda per i contadini, per gli animali, un sacco di robe. Però non sono io a deciderla. Saranno gli sconvolgimenti climatici, quello che è, ma non piove più, cioè è raro che piove. È una cosa molto rara. Qua c'è questo buco, c'è il buco sotto passaggio, che ci sarebbe anche graffiti, però è stretto. Ti fermi a guardare solo i graffiti e te investono, cioè quello è brutto, no? È un po' brutto, vabbè, li guardo in fretta, dai. Faccio in fretta. Queste strisce cosa vogliono di queste frecce? Il rosso è quello che vi dà la percentuale. Avete capito? Qua non posso guardare troppo, però. La precedenza. Ok, non c'è niente di nuovo in tutta la città. A Rovereto, io a Rovereto sono andato, no? Più di una volta, ma quella volta per vedere gli eco mostri del bosco, che poi erano meravigliosissimi, una cosa pazzesca, ma ancora prima di arrivare lì, alla stazione di Rovereto, e poi in stradine varie, graffiti a migliaia, milioni proprio, cioè si vede lì che ci sono i giovani, no? E anche un po' scapestrati, giustamente, i giovani devono essere scapestrati, sennò non sembrano giovani, sembrano nati già vecchi questi. Ah, va bene. Allora, niente, quelli ci sono panchine. In quel viale lì ci sono le panchine, mi ricordo. Mi fermo un attimo, vi saluto e metto via gli occhiali e il medaglione. Poi non dovete prendervela troppo se durante questo video, ma ormai è già passato da questo punto di vista, ogni tanto devo sentire un audio, ogni tanto un altro audio, è che devo fare le prove. Devo capire come si sente in un modo e nell'altro. Quella panchina però me l'hanno occupata, ma ce ne sono altre. Ce ne saranno altre. Adesso c'è molto vento, chissà se la maglietta protegge bene dal vento. Un medaglione. Ah, mamma mia, che stanco che sono. Ho fatto un giretto brevissimo, ma vedete cos'è non avere l'allenamento. Troppo tempo sono rimasto fermo. E quindi in quest'ottica è anche giusto fare qualche video più facile, in cui però riprendo un po' la gamba, no? La gamba è in fiato. Perché sennò se mi metto a fare l'esplorazione no limit al primo tentativo, cioè mi ammoscio subito, mi ammoscio tantissimo. Vabbè, mi sono stufato, panchina o non panchina, queste sono panchine, qua ci sono panchine. Vi saluto, però la panchina c'è, ce ne sono due, almeno una me la prendo io. Allora. Ok. Si spacca di tutto. L'avevo messo anche questo io, insomma, il cavalletto ho messo. Oh, sono troppo fiacco,
ho fatto una roba di pochissimi chilometri e sono già qui che sono in affanno, ma ancora con la mascherina, pure quando sono in bici. Però adesso vediamo, come sai, questo qui gli ho rubato la sua panchina, sentite. Allora vi saluto e ci vediamo la prossima volta, e quasi sicuramente vi posso già dire che purtroppo non sarà un'esplorazione eccezionale, perché sono ancora un po' infiacchito, questo e quello, qualche cosina, magari un po' meglio di questa, un po' meglio di questa e un po' meno che cose troppo fantasiose. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi dico alla prossima.